Ecco, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ecco, sono stati svelati due messaggi segreti della Madonna di Giampilieri il 13 maggio 2022 in un convegno tenuto dal nipote Gaetano Licata e dalla comunità Emanuele. I messaggi che sono stati dati sono questi. Adesso ve li leggo. Qui abbiamo la statua della Madonna di Giampilieri, come potete vedere. E il messaggio segreto dato alla Madonna è da Gesù a Pina Micali, la veggente mistica di Giampilieri, l'8 ottobre 1998, a Giampilieri Marina. Figlia mia, mio figlio ha fondato la sua chiesa sulla terra e tutti coloro che ne sono usciti lo hanno fatto come ribelli per protestare. Vi unirete a loro? Farete dei compromessi con la vostra fede? No, tutti coloro che rendono la messe di mio figlio avranno come salario la dannazione eterna. Figli miei, vi sono dei ladri, dei briganti nella casa di mio figlio. Il castigo futuro, molti tra buoni e cattivi. Io ho promesso di guidarvi nei giorni futuri, ma non vi prometto una vita facile, piena di ricchezze materiali. Io posso solo mostrarvi la realtà di ciò che verrà. Dopo la grande battaglia contro l'agente 6, che fomenterà la terza guerra mondiale e il castigo, esiguo sarà il numero dei salvati. Figli, si infurierà la lotta, perché non solo vi sarà una grande guerra contro l'anticristo con le armi umane, ma anche una guerra religiosa. Figli, il mondo intero avrà paura. I cattolici lo sopporteranno con maggiore rassegnazione. Trattasi di un fenomeno che viene direttamente da Dio. Si vedrà nel mondo intero qualunque sia il posto in cui ci si potrà trovare. Svelerà ad ognuno come rivelazione personale i propri peccati. Credenti e non credenti, come pure le persone di tutte le nazioni, lo vedranno, lo sentiranno. Incuterò nell'animo di tutti un enorme terrore. Sarà 1.000 volte peggiore di un tremendo terremoto. Sarà come un fuoco, ma non vi brucerà la carne. Lo sentirete sia fisicamente che spiritualmente. Non vi sfuggirà nessuno e tutti lo sentiranno allo stesso modo. Persino i non credenti sentiranno il timore di Dio. Neanche quelli che si chiuderanno in casa e sbarreranno le imposte vi sfuggiranno. Sentirete e vedrete cosa avverrà. L'avvertimento passerà e si vedrà dappertutto. Ognuno lo sentirà come un castigo. Ecco, questo è il primo segreto. Abbiamo anche il secondo segreto che chiarisce alcuni punti. Un attimo che si sta caricando.
Il segreto è stato dato nel 1998, il 20/10, e quindi pochi giorni dopo del primo. Questo segreto è stato svelato da Gesù, che dice: Figlia mia, l'ora è quasi su di voi, in cui la grande giustizia di nostro Padre scenderà sul mondo intero. Osservate il cielo, perché lascerò cadere enormi masse distruttive dalle coppe capovolte dei miei angeli. Molte regioni e tutti i paesi e tutte le isole saranno ben presto annientate. Sì, molte città saranno distrutte per sempre. Dal cuore dei mari, delle onde potenti si getteranno e distruggeranno le coste. L'aria sarà putrida e la visibilità zero. Molto presto la terra intera tremerà. Corpi celesti colpiranno la terra con grande forza e l'uomo manderà alla cieca delle bombe per distruggerle. Con l'impatto dei corpi celesti, l'elettricità, gas, petrolio ed acqua non saranno più disponibili. Il caos seguirà con molta carneficina. Figlia, voglio comunicarti qualcosa che tu senti da molto tempo e che non osi scrivere. Sono i segni che vi condurranno alla data del grande avvertimento. Non dovete né speculare né ricercare le date, ma essere attenti ai segni e alle indicazioni. Non cercate le date, Dio solo conosce il giorno e l'ora. Il primo segno è questo: la fuga del Papa da Roma e il suo falso funerale e la nomina dell'antipapa. Il secondo segno: la caduta della borsa e il panico finanziario. Il terzo segno, l'inizio della guerra. Il quarto segno, la fuga degli uccelli e degli animali della natura. Il quinto segno, la grande croce bianca nel cielo per 7 giorni e 7 notti. Il sesto segno, notizie su di una cometa che si avvicina. Il settimo segno, inizio del grande avvertimento, con la grande esplosione della cometa e la nuvola bianca che colpirà la terra, la grande siccità, conseguenza delle alte temperature della cometa, generale scarsità di acqua e di cibo. Ecco, con questo è finito il messaggio. Sono due segreti che sono stati tenuti, depositati nell'archivio, ecco, del centro L'Emanuele di Giampieri, ma è stato consegnato anche al Vescovo, e il 13 maggio di quest'anno si è dato notizia, si è svelato questo segreto. Evidentemente perché siamo molto vicini, ci dobbiamo preparare. Negli altri messaggi la Madonna ha detto di prepararci nella preghiera, nell'esercizio delle virtù, delle tre virtù teologali, facendo del bene e mostrandoci soprattutto uniti nell'amore. Ecco, questa è un'altra cosa che chiede la Madonna, di mostrarci uniti nell'amore. Cosa che ancora non si vede. Con questo vi saluto. Ci saranno lo svelamento di altri 5 segreti. Vi terrò a corrente. A presto. Arrivederci a tutti.